brutta, ma tu ti senti più bella e più intelligente. Vabbè, se tu mi chiedi come mi sento io, preferisco pensarmi più intelligente che più bella. Ma perché certe volte è una virtù riduttiva quella della bellezza, no? Per cui appunto io adesso sono modella grazie al mio aspetto fisico, no? Però infatti non è una virtù, è una virtù non virtù, per cui se devo proprio immaginarmi in qualche modo preferisco immaginarmi intelligente. Adesso chi è una donna bella per te? Chi è la donna bella per te? Perché ora puoi dire te stessa, oppure forse è meglio scegliere un'altra, così ci sforziamo un po', apriamo il raggio. Ma ad esempio, a me sarebbe sempre piaciuto essere una donna formosa, per cui più una Monica Bellucci. Che abbiamo visto splendida qui prima, più nel che video. Una bianca, però poi non mi lamento assolutamente. Però secondo me, non lo so, ci sono ancora diversi tipi di bellezza. Nel senso è vero, questo è importante. Anche perché è vero che adesso voi mi lusingate dicendo che io sono bella, però tutto sommato, secondo me, il canone odierno di bellezza è quello di essere magre, di sicuro, però formosa al tempo stesso, per cui un po' più sexy, diciamo, di quello che poi io mi sento e sono. Per cui... Perché sì, è vero, è come le donne, che in generale, anche quelle non belle, che devono fare 100.000 cose contemporaneamente, quindi surfare anche su di loro. Anche chi è bella deve essere tutto, magra, è un po' formosa, cioè veramente ci chiedono, è difficile per le donne. Tu come ne dici di stare? Io ascolto. Ma tra questi tipi di donne, che bene o male abbiamo visto, erano 5 immagini, però dietro, in fin dei conti, c'erano delle idee di donna, in quale ti ritrovi di più? Ma forse in quello più classico, forse una Venere di Milo, proprio originale. Originale, non quello di Cassone, ritoccata, invariamente ritoccata. Cioè, sono d'accordo che comunque l'arte sia bellezza in sé, però sono anche d'accordo che per il mio gusto di bellezza, appunto, la natura abbia fatto l'arte più bella, e per cui per me, secondo il mio gusto, la riproduzione poi della natura o di quello che è la realtà è il mio gusto di arte preferito, in quel senso di fatto. Siamo quasi d'accordo, Trione, perché qui più o meno tu potrei può essere anche no. Ma adesso mentre vi stavo ascoltando ho pensato che secondo me la bellezza alla fine è sentimento, cioè nel senso è il sentimento che scaturisce in noi, no? Una cosa. Per cui anche questo, non so, tendere appunto a ritoccarsi, cercare sempre, secondo me anche quello, però è bellezza nel senso che scaturisce nella persona stessa che si rifà, che tende a quel tipo di bellezza, scaturisce quel sentimento di sentirsi bello. Adesso non so se si capisce questa cosa che voglio dire, però è vero, secondo me è sentimento, nel senso che se io penso, per me stiamo parlando della bellezza femminile, no? Però se io devo pensare alla bellezza femminile, io non mi sono mai sentita attratta esteticamente da David Gandhi, con cui ho fatto il profumo. Ma sentire da bellezze strane, no? Per cui in quel senso mi è venuto in mente che secondo me la bellezza è un sentimento, cioè quello che scaturisce in me, no? Okay, allora, abbiamo dato quasi, bravo,